una sosta per ammirare il panorama da Island Gardens prima di passare sotto il Tamigi dal tunnel sotterraneo che scende per una ventina di metri sotto il letto del fiume e per circa 300 metri arriva da questa cupola all'altra cupola, quella che c'è proprio sotto il Cattisarri. Invece c'è la vista dell'Old Naval College a Queen's House e un po' più indietro l'osservatorio astronomico. Vediamo se si vede, si vedono se soltanto le parti più alte. Quella invece è la Greenwich Power Station. Ci sono altre cosine da vedere, da quella trovare. Soprattutto ci sono un po' di pub interessanti, il Cattisarri fra tutti, quelli dove mangiava l'equipaggio di salvare per le missioni commerciali. Il panorama da questo lato del fiume è sempre meraviglioso e non è altrettanto bello da Queen's House di Inigo Jones. Sì, il tempo non è granché, in realtà non c'è freddo, però insomma è nuvoloso, un po' deprimentino. Però c'è questi colori morbidi, sono sempre interessanti. Adesso ci avviamo verso il tunnel. Dal tunnel non potrò fare naturalmente alcuna trasmissione perché è troppo giù. Vi faccio vedere soltanto l'aiola piena di tulipani, che quella perlomeno annuncia la primavera. Anzi, è proprio un trionfo primaverile. Poche persone in giro, gli inglesi qua, i londinesi sono tutti probabilmente o che dormono o sono andati a passare il weekend fuori città. Guardate che meraviglia. You would expect it'll be the shortest distance, which will be from there. Niente, fra l'altro si avvicina l'ora di pranzo, quindi magari ci andiamo a cercare pure un posticino dove pranzare, ma già io lo so dove andare, che è il mio posto di riferimento a Greenwich. Poi ve lo faccio vedere, vi faccio una video review sul posto dove di solito vado a mangiare a Greenwich. Noi praticamente approderemo proprio lì dove c'è questa cupola. Sì, tutti in festa, sono tutti contenti perché la bambina è bella, in salute, la madre pure. La video review del posto dove andrò a mangiare. A dopo.